Il professor Gaetano Guerra si è laureato con lode presso l'Università di Napoli nel 1976. È stato dapprima ricercatore presso l'Istituto Guido Donegani, sede unica credo di Novara, quindi della Montedison, e attualmente è professore ordinario di chimica macromolecolare presso l'Università di Salerno. Tutta la sua attività ha avuto per oggetto lo studio di materiali polimerici affrontati sia da un punto di vista teorico che sperimentale. Attività documentata da oltre 300 pubblicazioni e da numerosi, anche capitoli di libri, e numerosi brevetti industriali. Il suo gruppo di ricerca è stato insignito dal Presidente della Repubblica, presso la sede del Quirinale, del Premio Nazionale Innovazione, cioè destinato alle migliori idee imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico, ed è dal 2017 socio corrispondente dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Io non so se avete badato o fatto delle accentuazioni sulle quali voglio fare una rapida rivisitazione. Istituto Donegani, Montedison, quindi industria chimica di prima grandezza nel nostro panorama. Studio di materiali polimerici affrontato da un punto di vista sia teorico che sperimentale. Pubblicazioni e capitoli di libri, ma anche brevetti industriali. E poi quel premio nazionale per le, avete sentito, idee imprenditoriali. Dove voglio arrivare? Nel 1783 il re Vittorio, lo vedete nel quadro, Vittorio Amedeo III di Savoia, con le sue patenti avallò la nascita di questa accademia, essendone padri fondatori i personaggi il cui busto è alle mie spalle, e cioè Saluzzo, Cigna e, perché no, Lagrange. Il motto e il logo di questa accademia, che è quello che in noi soci è anche qui rappresentato nel distintivo, è Veritas et Utilitas. Tradotto dal latino in italiano significa ricerca di base, veritas, e ricerca applicata, che sono proprio le cose che ho voluto rimarcare nel curriculum del professor Guerra. Quindi relazioni tra il mondo accademico e l'industria che sono tanto conclamate. Questo significa che la sua figura ben si intaglia in questa sala, proprio nello spirito con cui l'Accademia è nata. Vorrei però rubare ancora a te qualche minuto per aprirti il sentiero, diciamo, taglio le erbacce che sono all'inizio del sentiero, raccontando che quando mi laureai il 4 dicembre del 1958, quindi 18 anni prima di lui, quindi una anzianità accademica anagrafica ben diversa, e ero in campagna al mese di agosto, quindi a pochi mesi dalla laurea, e un contadino che abitava vicino a me, che era un po' balzano, originale, misantropo, sporco, trascurato, però aveva un fondo di genialità e di interesse a sapere, e vedeva che io avevo i miei appunti lì e diceva: ma tu sei chimico? Dico: eh sì, mi laureo a dicembre.
ma sai che voi chimici siete dei maghi, trasformate la terra e il carbone in plastica. E io ho detto, ma chissà, me ne sono poi andato. Nella notte ho messo a punto questo. La terra a cui lui alludeva erano le cave di Moleto, di terreno calcareo, che finivano a Casale, al cementificio Buzzi, dove nei forni da calce si faceva la calce viva. Quindi ho cominciato a pensare ingredienti, terra, ma in questo senso, con la calce viva trattata con carbone, e quindi basta finora il calore, si fa il carburo di calcio, CaC2, meglio chiamato acetiluro di calcio. E quando si ha l'acetiluro di calcio, basta dell'acqua per idrolizzarlo e tirar fuori l'acetilene. E infine l'acetilene trattato con un po' di acido muriatico per farla semplice, forma il cloruro di vinile. E il cloruro di vinile è il monomero che polimerizzato fa il polivinil cloruro, cioè i tubi e le lastre di PVC. Il mattino dopo gli ho detto, avevi ragione. Bene, adesso passo la parola per maggior professionalità. Grazie, molte grazie dell'introduzione. Quindi siamo arrivati al polimero, al PVC, sì. Siamo arrivati, partiamo direttamente da un polimero. Scusate, stavo in piedi, preferisco fare la mia presentazione in piedi. Innanzitutto grazie per l'invito in questa bellissima accademia, questa sala è spettacolare. Vi sono grati di questo invito. Anche mi sono grato di poter parlare nell'ambito di un ciclo di conferenze che di quale avete scelto un titolo bellissimo, secondo me, questo Chimica e Società, un intreccio secolare indissolubile. Io proverò a mostrare che questo intreccio con i polimeri è ancora più solido e grande di quanto noi stessi, ciascuno di voi, può immaginare. Questa mia chiacchierata l'ho fatta di tipo divulgativo, purtroppo vedo in sala molte persone molto esperte, per cui faccio finta che siano tutte persone inesperte e vado avanti con quello che avevo programmato. Quindi vi parlerò di polimeri. Prima, per cominciare a partire, il messaggio principale è che siamo circondati da polimeri in qualunque nostra attività. In questo momento ho in mano un oggetto che è fatto di polimeri. Un attimo fa toccavo un computer e dei cavi tutti fatti di polimeri, quindi siamo davvero circondati. Alla fine di questa mia relazione vedremo che siamo più circondati di polimeri di quanto pensiamo, addirittura la quantità di protesi interne ormai che si fanno con polimeri è incredibile, vi farò vedere delle rapidissime immagini della cosa. Ma devo cominciare, come tutte le chiacchierate, a dare almeno un paio di definizioni, due o tre nomi base, poi dopo proseguiamo, e il nome base è questo, monomeri e polimeri. Dobbiamo imparare queste due parole, mi scuso con i colleghi polimeristi presenti. Sono due parole dal greco e soprattutto ci interessa la seconda, poli, molte, meros, parti, quindi una molecola. Stiamo parlando di molecole, tutta la chimica si occupa di molecole. Adesso stiamo parlando di molecole formate da molti pezzi che partono da molecole semplici. Per esempio, l'esempio più semplice di tutti è l'etilene, una molecola che conoscono un po' tutti, poi ci torneremo su questa molecola. C'ho una singola molecola con quello che chiamiamo doppio legame. Questi doppi legami si possono aprire con qualche trucco chimico che non è qui importante evidenziare, e questo crea un concatenamento, vedete, si apre il doppio legame e a quel punto ho centinaia, migliaia, addirittura milioni di unità di questo tipo uno dietro l'altro. Quindi ho delle catene estremamente grandi. Questo è un gas e questo qui invece è un solido, il polietilene. E il polietilene lo conosciamo tutti, è quello della busta di plastica, dello shopper, ma è anche quello con cui si fanno adesso l'imbottitura dei giubbotti antiproiettile. Capite? È una cosa che puoi già immediatamente dire, ma com'è possibile? Lo stesso polimero che viene utilizzato per farla, lo shopper, finisce in quest'altra applicazione. Questo vi dà un'idea di come, cambiando il processo, uno possa cambiare enormemente le caratteristiche di questi prodotti. Un altro caso classico,
per esempio lo stirene che è un liquido, cioè questa forma, di nuovo c'è un doppio legame, lo posso aprire e qui, vedete, è il modo in cui vengono indicati i polimeri. Non si possono indicare in questo modo, si indicano in questo modo qui con una N, a indicare che ci sono N centinaia, migliaia di queste unità che si seguono, susseguono l'un l'altra. Quindi abbiamo a tutti gli effetti delle molecole, ma delle molecole estremamente lunghe, e questo dà delle caratteristiche particolari. Per esempio, questo è il polistirene. Questo qui è il bicchiere, su cui quindi passo da un liquido a questo oggetto che è polistirene. Ma detto questo, abbiamo imparato queste parole. Questa è l'ultima che vi insegno, è copolimeri. Che cosa vuol dire copolimeri? Che è esattamente come in una costruzione Lego: se ho mattoncini bianchi e mattoncini neri, io posso costruire degli oggetti. E questo è quanto i chimici hanno imparato a fare da molto tempo, ma anche la natura si è organizzata a fare cose del genere. Vedete, c'è un mattoncino di tipo A, un mattoncino di tipo B, e in questo modo posso ottenere dei copolimeri casuali, random, come si dice, in cui le unità A e B, pensate per esempio etilene, propilene, posso metterli casuali, oppure li posso mettere a blocchi, tutte unità etileniche, poi unità propileniche, oppure a innesto, vedete una catena principale fatta da unità di tipo A e gruppi laterali fatti da polimeri di tipo B, catene di tipo B. Ma andiamo a una qualche classificazione di questi polimeri. Quali sono i polimeri che vengono utilizzati? Qui vi faccio una classificazione base, ce ne sono tante altre classi. Queste sono le classi principali. Prima di tutto i polimeri termoplastici, quelli che comunemente chiamiamo materia plastica, che sono dei polimeri lineari, cioè delle catene lineari come quelle che vi ho mostrato fino adesso. Un'altra classe di polimeri sono le fibre, come le fibre di cui è fatta la mia giacca o la federa della mia giacca. Sono di nuovo polimeri lineari, questa volta però sono anche cristallini e altamente orientati. Che cosa vuol dire? Vuol dire banalmente che queste lunghe catene non solo sono lunghe, ma stavolta le ho costrette a stare tutte parallele tra di loro. E questo ovviamente mi dà delle proprietà particolari. Qualcuno avrà qualche volta provato a spezzare una lenza per pescare. Uno dice, un filo così sottile, ci si taglia le mani. Quindi, che è successo? Quello è un prodotto che in altri casi sarebbe delicatissimo, ma quando costringo tutte queste catene a un rigoroso parallelismo, questo mi genera delle proprietà meccaniche straordinarie. Oppure, ancora un'altra classe, i termoindurenti. Che cosa sono? Questa è un'altra classe molto ampia, per capirci subito, per esempio, per i più giovani, l'attacco. Un qualcosa che reagisce, una colla che reagisce rapidissimamente. E perché reagisce? Perché avvengono delle reazioni chimiche che da sostanza di bassa massa molecolare lo fa diventare una sostanza di alta massa molecolare reticolata. In questa classe rientrano, per esempio, un po' tante colle o i compositi. Ultima classe importante è quella delle gomme, di cui anche vi parlerò oggi. Questa è una parola difficile per dire gomme, e sapete, in tutte le scienze purtroppo c'è questa tradizione: a volte quando si può usare una parola facile se ne usa una difficile, beh, dà più importanza alla scienza stessa. Elastomeri e gomme sono due sinonimi, ma capite subito di che sto parlando. E in questo caso di nuovo ho dei polimeri reticolati. Scusate, reticolati vuol dire che non ho più una singola catena lunga, ma ho tutta una serie di legami trasversali tra le catene. Non ho più catene, ma ho delle reti, come una rete di materasso in cui ho legato tra di loro tutte le catene. Un'altra classificazione che può essere importante è questa, una classificazione basata sul tipo di intervento umano. Esistono dei polimeri naturali, dei polimeri artificiali e dei polimeri sintetici. Vedremo degli esempi, ma adesso vi voglio dare il concetto base. Dei polimeri naturali sono quelli che l'uomo ha utilizzato per secoli per coprirsi e proteggersi. La lana, il cotone, il lino, questi sono polimeri naturali, in cui l'intervento umano c'è. Tanta chimica per arrivare al cotone della maglietta, ovviamente c'è tanta, tanta chimica, però il prodotto di base a tutti gli effetti è un prodotto che ci viene fornito dal fiore del cotone o
tosando le pecore, poi dopodiché ovviamente c'è tanta chimica che segue, ma il prodotto è naturale. Poi un'altra classe importante che vedremo è quella dei polimeri artificiali. Che cosa si intende per artificiali? Vedete, è differente da sintetico. L'artificiale si intende che esiste un polimero naturale sul quale vado a fare delle modifiche chimiche che lo trasformano in un altro prodotto. Vedremo un esempio fra un momento, per esempio la cosiddetta gomma naturale è un classico polimero artificiale, andremo a vedere che l'uomo ha ottenuto modificando dei polimeri naturali. E infine c'è quest'ultima classe che è quella dei polimeri sintetici che si ottengono per concatenamento, in maniera più dotta si dice polimerizzazione di molecole di bassa massa molecolare. Quindi ho delle catene piccole, le metto uno dietro l'altro. Il caso del PVC citato dal professor Bardi poco fa è un caso di questo, un polimero sintetico in cui metto assieme una serie di molecole una dietro l'altra. Ma cominciamo, dato che vogliamo parlare del rapporto tra chimiche, in questo caso specificamente tra polimeri e società, facciamo una piccola storia. E qui ho scritto che l'industria manifatturiera ha usato polimeri come basi di nuovi materiali fin dal XIX secolo. E quindi faccio una brevissima storia dell'intreccio tra polimeri e società, cominciando, ecco, cioè, in questo caso c'è una vera e propria data di inizio dell'impatto dei polimeri nella nostra società. È stato un impatto grandissimo, questa prima invenzione. La data è il 1839. Questo signore, Charles Goodyear, qualcuno avrà sentito questo nome Goodyear, ancora oggi c'è un'importantissima casa di pneumatici che si chiama Goodyear, perché fu fondata proprio da questo signore qui, 1839, e gli americani sono sempre abbastanza svegli in queste cose a capire a fondo il business che ci può essere nelle nuove invenzioni. Ebbene, questo signore che cosa scoprì? Scoprì questo tipo di processo che all'epoca e ancora adesso si chiama, con un termine antico, vulcanizzazione. Quando ero io ragazzo c'erano ancora in giro i gommisti dove c'era scritto fuori la scritta qui si vulcanizzano gomme. Era un mondo più povero, le gomme si rigeneravano, non si buttano come si buttano adesso, si rigeneravano e c'erano i gommisti che facevano questa vulcanizzazione. Questa parola è una parola antica legata al fatto che questo trattamento veniva fatto, questo signore pensò che di trattare la gomma naturale, la gomma quella che si ottiene incidendo le piante di caucciù, avrete visto qualche documentario, uno incide la pianta di caucciù, esce questo lattice bianco, e questo lattice bianco trattandolo, come spesso piaceva fare soprattutto ai chimici una volta, trattarlo con zolfo, che bene o male reagisce con un sacco di cose, utilizzando lo zolfo faceva la vulcanizzazione. Questo termine vulcanizzazione dovuto al fatto che dai vulcani spesso viene sprigionato tanto zolfo, questa è l'origine. Adesso si dice reticolazione, che è un termine un po' più scientifico e adatto. E che cosa in realtà avevano fatto questi signori? Guardate, nel 1839, questa è la formula chimica della gomma naturale, che si chiama polisoprene 1,4-C, non è importante, vedete c'è le solite parentesi con un N a indicare che la natura produce questo oggetto in cui ci sono centinaia di unità, una dietro l'altro, tutto uguale a questo, centinaia, a volte mille, migliaia di unità di questo tipo, uno dietro l'altro. Ma Goodyear non lo sapeva, perché le formule chimiche dei polimeri nel 1839 non si conoscevano. E che cosa fece Goodyear in realtà? Ora lo sappiamo, questo è un disegnino per far vedere tre catene di polisoprene 1,4-cis, cioè del polimero che è in queste emulsioni lattiginose, uno incide, ripeto, il caucciù e si cola questo lattice bianco, trattandolo con zolfo, vedete qui c'è una molecola di S8 di zolfo, si creano dei ponti zolfo tra le varie catene. Quindi da catene lineari, che quindi erano capaci di fluire, crea una reticolazione e potete già cominciare a capire che mi si forma un elastico, qualcosa che io se lo tiro può ritornare indietro perché ho cambiato, per usare una parola difficile, la topologia del sistema, il modo in cui sono connesse tra di loro le varie catene. Quindi questo è quello che fecero Goodyear nel 1839 e ovviamente da questo partì tutto il mondo degli pneumatici.
capite? Fu un impatto grandissimo sulla società. Fino a quel momento le ruote erano di ferro, di legno. Avete idea di che impatto ha avuto questo sul mondo, sulla società? All'improvviso è stato possibile andare in automobile. Altrimenti bisognava continuare con le ruote di ferro, tipo quelle del treno, che vanno nei binari, dei tram, che c'erano e come, che dovevano avere dei vincoli. Quindi un impatto grandissimo sulla società. Un'altra data importante, in Svizzera, questo signore prepara il primo polimero artificiale a partire dalla cellulosa. Questa è la formula chimica, di nuovo dovete immaginare centinaia di queste unità una dietro l'altro, la formula chimica della cellulosa, e questo signore che cosa scoprì? Che giocando con la cellulosa, guardate, banalmente il cotone è quasi cellulosa pura, quindi sto parlando di cotone, lino, canapa, prodotti di questo genere, un po' purificati, ma a tutti gli effetti è cellulosa, utilizzando acido nitrico, facendo delle nitrazioni, si rese conto che era possibile modificare la cellulosa ottenendo un materiale plastico, quello che all'epoca prese il nome di celluloide. Guardate che questo nome è rimasto a indicare qualunque tipo di materia plastica per decenni, perché era stata la prima materia plastica che era venuta fuori, e questo nome celluloide, probabilmente per i più giovani avrete sentito dai genitori o dai nonni, che si utilizzava, il professor Zecchina mi dice che tuttora preferisce utilizzarlo, era il nome che veniva utilizzato per indicare un po' tutte le materie plastiche. Nel 1870, qui mi piace sottolineare questo perché, vedete, questa è una scoperta fatta in Europa tanti anni prima, in America questo signore comincia a commercializzare la celluloide, sempre un po' più aperti verso il mondo delle applicazioni, bisogna riconoscere i propri limiti o i propri vantaggi, qualcuno dice che siamo più alti, ognuno la legga come vuole, gli americani più attenti, tanti anni dopo, questo signore che cosa scoprì? Scoprì che questo nitrato di cellulosa, combinandolo con la canfora è un idrocarburo di origine naturale che viene dalla pianta della canfora, mettendo assieme il solvente era possibile lavorare, era possibile fare delle cose che erano bellissime all'epoca, ancora adesso con la celluloide, con questo tipo di prodotto, col nitrato di cellulosa, si fanno delle montature di occhiali, quelle belle, quelle sofisticate, quelle che costano care, per intenderci, e che veniva indurito e aveva questo tipo di prodotto, ebbe grande successo e pensate, per dire l'impatto sulla società, rese possibile una cosa che nemmeno immaginereste, la filmografia. La filmografia è partita con questo. Fino a quel momento il concetto ce l'avevano chiaro e facevano le immagini, venivano fatte con le lastre di vetro. Quindi si faceva un pacco grande di lastre di vetro, si facevano passare le lastre di vetro e si vedeva l'immagine. Ovviamente era un'impresa impossibile, si facevano cortometraggi molto brevi. Questo qui fecero fare un salto di qualità e resero possibile i film, fare la filmografia. Con dei difetti, che come tanti nitrati, ci sono tanti chimici qui dentro, prendono fuoco facilmente. E qui i giovani l'hanno visto, ma c'erano questi film del film muto in cui si vedeva spesso che le pizze dei film prendevano fuoco molto facilmente, era un classico scherzo in cui si vedeva che prendevano fuoco e addio film, perché ovviamente questa roba era troppo infiammabile. Ma qualche anno dopo, all'inizio del secolo, di nuovo, questa è una data importante, cominciarono a commercializzare l'acetato di cellulosa, cioè di nuovo si partiva dalla cellulosa e questa volta la reazione non era con acido nitrico, ma con anidride acetica, con acido acetico, e in modo tale da avere acetato di cellulosa. Significa che dove ci sono questi tre gruppi OH, almeno un paio di questi vengono acetilati, cioè ci si mette un gruppo CH3CO. Questo è stato un salto in avanti grandissimo, cominciarono a ottenere quello che si chiama poi cellofan, questo è un altro termine che si utilizzava ancora, e per molti anni tutta la filmografia è stata fatta, immediatamente sostituì la celluloide, l'acetato di cellulosa, e tutta la filmografia venne fatta con questi tipi di prodotti acetato di cellulosa.
successivamente fu rimpiazzato dal polietilene reftalato, che è quello delle bottiglie di plastica. Attualmente non si fanno più con quella tecnologia, sono tutti digitali, quindi questo tipo di applicazione ovviamente è finita in soffitto. Questa è un'altra data che è nota, che è l'inizio di polimeri completamente sintetici. Nel 1909 questo Beckland fu in grado di tirar fuori una nuova resina, era in realtà una resina termoindirente ottenuta dalla reazione tra fenolo e formaldeide, ed è quel prodotto che prende il nome di bakelite. L'avrete sentito nominare, è un nome che utilizzano molto per esempio i fisici quando parlano dell'accumulo di cariche elettriche per strofinire. In tutti i libri di liceo si prende una bacchetta di bakelite, si strofina e si genera una carica elettrica. Era quello che avevano a disposizione all'epoca. In realtà adesso le chiamano resine fenoliche, all'epoca si chiamavano bakelite. Oh, questo mi diverte perché è un, adesso si direbbe una reclame, si dice una volta, adesso si dice un commercial, una pubblicità dell'epoca, in cui vedeva questa bakelite, dice il materiale dalle migliaia di usi. Cominciavano a intravedere che questa nuova materia plastica, la prima materia plastica, avrebbe avuto migliaia di usi. Qui vedete, fa vedere la pipa, oggetti del grammofono, di varie parti, come è stato certamente vero, ma in realtà l'applicazione è andata in tantissime applicazioni in più rispetto a quello che pensavano all'epoca. A quel punto, gomme sintetiche. La storia continua con le gomme sintetiche. È una storia importante anche questo per il legame con la società, con i conflitti, con le guerre, con un tema caro per esempio al professor Zecchina. Gomme sintetiche. Vedete, nel 1930 in Germania furono sviluppate le prime gomme sintetiche che presero il nome di gomma Buna. Cosa era successo? Era successo che la gomma, quella su cui abbiamo visto Goodyear aveva messo a punto questo processo di reticolazione, si produceva in certe parti del mondo, controllate dalla Gran Bretagna. E la Germania, che era andato in contrasto con la Gran Bretagna, aveva bisogno di gomma, e non gliela facevano arrivare col blocco dei mari, non gli facevano arrivare la gomma. E questo creava crisi violente e la Germania concentrò tutte le sue attività di ricerca nel cercare di generare una gomma sintetica, e in realtà fecero una gomma che chiamarono Buna. Ho detto questo nome perché questo gomma Buna poi ricorre anche nel famoso libro di Primo Levi. Primo Levi si è salvato nei campi di concentramento proprio perché lo misero a lavorare, era chimico, e lo misero a lavorare su questi impianti di produzione della gomma Buna. Loro avevano bisogno di Buna e si sarebbero ben guardati dall'ammazzare un chimico che gli poteva far comodo in quell'occasione. Vedete, che è fatto da butadiene, un diene con del sodio, questo era il nome, che non è altro che un copolimero random, quello che ho chiamato prima copolimero statistico, copolimero random, tra butadiene e stirene, due delle molecole. Questa molecola qui è una molecola che abbiamo appena visto. Fatemi aggiungere qui questa nota che a me piace, pare molto interessante. Vedete, la produzione negli Stati Uniti di gomme sintetiche come è andata negli anni 40. Questo è un dato che io trovo interessantissimo, dà un'idea dell'impatto della chimica e dei polimeri nella società, che si diceva prima. Nel 42 la produzione di gomme sintetiche era di 20.000 tonnellate, piena seconda guerra mondiale, 20.000 tonnellate. E gli Stati Uniti erano alleati degli inglesi, quindi non avevano problemi di flusso, ma la produzione di gomme naturali non era sufficiente, e decisero a loro volta di produrre gomme sintetiche. Vedete, dal 42 al 45 la produzione di gomme sintetiche passò da 20.000 a 600.000 tonnellate, aumentò di 30 volte in 3 anni, in piena seconda guerra mondiale. Questo dà un'idea di come anche nelle guerre la potenza economica sia quella che sia risolutiva. Ma voi potreste dire, ma che mica andavano con le automobili? Sì, servivano pure i pneumatici, ma il vero motivo erano i motori. I motori non possono andare senza le guarnizioni. Le guarnizioni sono qualcosa senza la quale mi si blocca tutta la macchina da guerra. Quindi
fu un'esigenza primaria tirar fuori le gomme sintetiche anche nei paesi che avevano a disposizione. Ho qui aggiunto questo piccolo dato, vedete, nei 60 anni successivi c'è stato solo un fattore 2, per dire che ovviamente l'esigenza bellica poi purtroppo è quella che fa muovere le industrie nelle nostre nazioni. La storia invece dei termoplastici, cioè di quello che chiamiamo materie plastiche, tipo questa che ho tra le mani in questo momento, è un po' successiva. Nasce negli anni 30-40, nasce con questo polimero che è il polietilene a bassa densità, è quello con cui vengono fatte le buste di plastica, vi dicevo prima, con cui vengono fatti quasi tutti i giocattoli per bambini, il motivo è banale, è la plastica morbida, loro non si fanno male, banalmente, quindi una plastica, come si dice, con un modulo elastico basso, con una rigidità bassa. In quegli anni, eccolo qui, il PVC, il polivinil cloruro, che è stato già citato dal professor Barni, e in quegli anni ancora venne fuori il polistirene, anni 30-40. Ma a questo punto intervenne negli Stati, scusate, ancora, delle prime fibre sintetiche negli Stati Uniti, furono inventate negli Stati Uniti, questo è un personaggio che ha inventato un sacco di roba importante, tutti i poliesteri e tutte le poliammidi, ancora adesso vengono chiamate soprattutto nylon, nylon era il nome commerciale che avevano dato, ma era diventato così importante che è diventato nome comune, nylon, e qui è indicato, vedete qui, legare dei gruppi di questo tipo qui, cloruri di qualche genere, con dei gruppi amminici, si formano quelli che i chimici chiamano legami amminici e quindi di nuovo si formano queste lunghissime catene. Anche qui c'è un aspetto storico che avrete visto nei film del dopoguerra, che il nylon in Europa non c'era, l'avevano gli Stati Uniti, questo è uno dei casi di successo commerciale immediato, inventato nel 39, già negli anni 40, immediatamente la produzione di nylon schizzò, ebbe un successo gigantesco, soprattutto per merito delle donne, capite, all'epoca le calze trasparenti uniche che esistevano erano quelle di seta, ma la seta costava l'ira di Dio, se la potevano permettere in pochi, e in più si rompeva molto facilmente. E questo qui fu un salto di qualità. Le donne americane decretarono un successo immediato, che già negli anni 40-41 era un prodotto di larga massa, e qualcuno, di nuovo tornando ai film, avrà visto che uno degli strumenti di seduzione che avevano i marinai americani era di portare queste calze di nylon, che venivano viste come un oggetto di assoluta novità. In questo momento vi presento dalla lecture del premio Nobel Staudinger è uno dei padri della chimica macromolecolare, che ebbe il premio Nobel nel 1953. E perché l'ho ripresa? Staudinger che merito c'ha? C'ha il merito che è stato tra i primi a asserire in maniera sicura che i polimeri esistevano. Si utilizzavano già da decenni, si facevano un sacco di cose, ma c'era una grande controversia nel mondo scientifico: esistono o non esistono i polimeri, o sono aggregati di molecole. Questa battaglia scientifica è durata molto tempo. Alla fine uno dei vincitori è stato questo Staudinger, che provò in vari modi che esistono davvero i polimeri, e nel 1953 gli diedero il premio Nobel. E vi segnalo questo innanzitutto per segnalarvi, cosa che probabilmente già sapete, mi è piaciuto molto riscontrarlo, che se uno va su questo sito Nobel Lecture può trovare le lecture di tutti i premi Nobel della chimica, della fisica, se le scarica e se li guarda a piacere a costo zero. E da questa Nobel Lecture che mi sono scaricato sono andato a prendere questa tabella, che è la classificazione delle sostanze macromolecolari. Perché mi piace? Perché fa il punto della realtà mondiale nel 1953. E perché il 1953? Perché dopo il 1953, proprio in quegli anni, nel 1953, comincia una nuova rivoluzione nel mondo dei polimeri, e comincia qui in Italia. Comincia qui in Italia una grande rivoluzione nel mondo dei polimeri, e questo è quello che esisteva prima di quella grande rivoluzione, che poi, come sapete, ha portato l'unico premio Nobel per la chimica italiano, che è quello del professor Giulio Natta.
Quindi questa è la situazione nel 53. Nel 53 c'erano, vedete qui dice, delle sostanze macromolecolari che ci sono in natura, la gomma naturale, la cellulosa, l'amido e una serie di altri prodotti naturali, la lignina, adesso è diventata tanto di moda su cui lavorare, e poi vedete qui, conversion products of natural substances, quelli che vi ho chiamato prodotti artificiali, quelli su cui si fa della chimica sul prodotto di origine naturale, gomma vulcanizzata, rayon, cellofan, nitrato di cellulosa, vedete, cuoio, che se ne dica, ogni tanto qualcuno dice il cuoio è un prodotto naturale, e andatevi a fare un giro, dove producono il cuoio, vedete quanto c'è di naturale e quanto c'è di chimica, anzi, fatemi dire qui in maniera formale, uno dei gravi problemi dell'industria del cuoio italiana che non è classificata come industria chimica, pur essendo più chimica e più inquinante di tante altre industrie, per cui hanno delle regolamentazioni differenti da quelle doverose a cui dovrebbero attenersi. Ma questa è una storia che, capite, l'aspetto nominalistico a volte prevale sulla realtà. Ci si nasconde dietro l'aspetto nominale, è un'industria tradizionale, eh sì, ma usa il cromo, e tante altre belle cose. Comunque, scusate il piccolo inciso, e poi vedete, materiali sintetici, e qui c'è questa buna di cui ho parlato, il polistirene, e poi c'è il cosiddetto plexiglass, questi sono nomi che si usavano allora per il PET, quello delle bottiglie di plastica, e la bachelite di cui ho parlato, il nylon di cui ho parlato. Questa era la storia al 53 e questa era la sua presentazione di quando gli fu conferito il premio Nobel, il primo premio Nobel a un macromolecolare. Qui avviene questa piccola grande rivoluzione e su due livelli. Un primo livello che è importante, che dopo la seconda guerra mondiale tutta la chimica si trasforma da chimica del carbone a chimica dal petrolio, con grandi vantaggi. Il carbone, come sapete, ha dei problemi in più rispetto al petrolio, possiamo dire tutto il male che vogliamo al petrolio, ma uno è liquido, uno è solido, sapete che se io brucio carbone o brucio petrolio, e bruciando carbone ho problemi più grossi, perché essendo solido è più difficile purificarlo, le impurezze che ci sono all'interno sono le più varie, quindi fu un grande successo passare dalla chimica del carbone a chimica del petrolio, che era reso disponibile. E questa chimica dal petrolio dovette tener conto anche della grande disponibilità di idrocarburi alifatici, cioè con le raffinerie ci fu grande disponibilità di etilene, propilene, butene, butadiene, per i chimici presenti significa tutte molecole piccole, per i non chimici, molecole piccole, e queste molecole piccole all'inizio, dato che non le potevano mettere nell'automobile, non le potevano mettere nel camion, perché poi quella è quello che significava, serviva fare andare l'auto, fare andare il camion, l'autobus, non si potevano mettere lì dentro perché erano gas, si bruciavano. Quindi un'esigenza impellente della chimica era utilizzare questi monomeri che solo in piccola parte finivano a far chimica, e in questo si inquadra questa che fu appunto la scoperta in quegli anni 53-54 di questa catalisi Ziegler-Natta, che io mezzo la Germania e l'Italia perché la scoperta fu un po' a cavallo tra il professor Ziegler, il gruppo del professor Ziegler e quello del professor Natta, tra la Germania e l'Italia, Milano per la precisione, che presero poi il premio Nobel 10 anni dopo, nel 63. Che fu questa rivoluzione? Che tipi di rivoluzione ci fu? Ci fu che fu possibile ottenere tutta una serie di prodotti, di polimerizzazione di monomeri idrocarburici, che sono quelli che abbiamo visto prima, butene, propene, e ottenere dei nuovi prodotti, e questi nuovi prodotti, io vi dirò due parole su questi nuovi prodotti, hanno avuto un impatto grandissimo sulla società, grandissimo. E su quelli italiani forse ne avrebbe potuto avere ancora di più. Poi in realtà, come capita spesso in queste cose, è stato inventato in Italia, il primo impianto di produzione è stato in Italia, anche il secondo, e adesso quasi non se ne produce più in Italia, ma questa è altra storia, e c'è tutta una serie di altri tipi di considerazioni. Ma comunque, polietilene, la prima cosa che furono in grado di ottenere, del polietilene non ramificato. Vi ricordate, vi ho fatto vedere prima, che c'era questo polietilene con tanti rami, che è quello
dei giocattoli dei bambini, e fu possibile ottenere polietilene non ramificato, cioè lunghe catene lineari, e questo prodotto è per esempio quello con cui si fanno le cassette della frutta, quindi un prodotto molto più resistente di quell'altro. Ma la scoperta più grande fu questa delle polioleffine stereoregolari, polidieni stereoregolari, e questi copolimeri etilene propilene, e poi vi dirò qualcosa anche sul poliacetilene, che è una parte interessante di questa storia, ma adesso vi dirò due parole su questa lista di nuovi prodotti. Eccolo qui, vedete, fino alla scoperta di Ziegler, questa qui natta non c'entra, questa fu una scoperta di Ziegler dei tedeschi, la polimerizzazione portava a dei polietileni di questo tipo qui, e vedete queste righe non sono altre che sequenze di CH2, 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 CH2 ramificate con dei rami, e questo è la plastica morbida, è il giocattolo dei bambini. E se invece stavolta metto le catene assolutamente lineari, senza ramificazioni, posso avere la cassetta della frutta. E quello che vi dicevo in più, se porto a un parallelismo estremo, faccio addirittura l'imbottitura dei giubbotti antiproiettile, come si fanno oggi, quindi variabilità grande di proprietà. Questa invece l'ho rubato dalla conferenza Nobel di Giulio Natt, abbiamo detto che si possono pescare, ho pescato questo. Questa è una figura originaria, adesso si fanno figure molto più belle, ma bisogna andare a quegli anni. Che cosa fa vedere qui? Fa vedere qui che, vedete, in questo caso questi gruppi R, sono per esempio dei gruppi metilici, dei gruppi CH3 nel polipropilene, stanno tutti nello stesso lato, e qui sono tutti gruppi H. Mentre in passato questi gruppi erano sopra o sotto a caso, e questo gruppo del professor Natt a Milano mise in evidenza la possibilità di utilizzare speciali catalizzatori significa delle sostanze che indirizzano la reazione verso un certo tipo di prodotto, in cui, vedete, si poteva avere isotattico, significa tutti da uno stesso lato, o simbiotattico, uno sopra, uno sotto. Qui fatemi raccontare un aneddoto, visto che è divulgativa la cosa. Da dove è uscito questo nome simbiotattico? È uscito dal fatto, e questo mi è stato raccontato di prima mano da Paolo Corradini, che era uno dei protagonisti di questa storia, dal fatto che la moglie del professor Natt insegnava greco. E allora il marito chiese alla moglie: che nome gli diamo a questo aspetto? E allora, uno sì, uno no, è sin duo, la pronuncia del greco poi ognuno la fa come vuole, uno sì, uno no, cioè alternati, e fu fatta quella proposta di nome che poi è stata accettata internazionalmente. Quindi un buon chimico si deve trovare una moglie che sta in ambito umanistico se inventa qualcosa di interessante. Questa qui è per darvi un'idea di come le tecnologie sono cambiate, questo disegno è come... ai rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei, il primo lavoro fu di Natt Corradini, e Natt era appunto socio dell'Accademia dei Lincei, e Corradini era un giovane, e vedete, questo è il disegno come si faceva una volta, questo è il disegno come si fa adesso, ma è identico, avevano centrato in pieno al decimo di Angstrom quello che era la struttura, perché l'avevano risolta con diffrazione dei raggi X. Il polipropilene, che ha avuto grandissimo successo, oggi è il prodotto plastico più prodotto al mondo, quello con maggiore produzione al mondo, perché ha una densità bassa, ha buona resistenza a acidi e basi, costi bassi, facile lavorabilità, ed è particolarmente usato per produzioni di largo volume, attenti al costo e al peso, per esempio il mercato automobilistico, e questa è anche una storia interessante che è legata alla società. Una volta nell'automobile c'erano tanti tipi di plastiche differenti, e qual è il fatto? Che all'epoca non c'era bisogno, sapete che adesso le case costruttrici devono riprendersi l'automobile a fine vita, e se se lo devono riprendere hanno tutto il costo di smaltire e di riutilizzare i loro materiali, e così come stanno attenti a avere dei materiali riciclabili per la parte metallica, così per la parte polimerica hanno puntato a uniformare,
che quello che era prodotto di più si è mangiato gli altri mercati, nel senso che quasi tutti i componenti, vedete qui ho scritto 1700 componenti su 5000 componenti di un'auto tipo, sono fatte in materie plastiche, corrispondono al 10% in peso, 60% in peso degli interni, e qui c'è una lista di oggetti in plastica. E attualmente sono in larghissima parte fatti di polipropilene, non perché il polipropilene sia necessariamente migliore degli altri, ma per l'esigenza di riciclo, di riutilizzo a fine vita del tipo di prodotti. Qui c'è una serie di immagini per dare un'idea del polipropilene, dove va, le classiche sedie da giardino, da piscina, per gli italiani uno scolapasta serve sempre per, che è la classica applicazione. Fatemi citare anche qui, per i più giovani, i più anziani se lo ricorderanno, quando fu scoperto in Italia e all'epoca fu pubblicizzato col carosello. Carosello significava il punto di massima attenzione, e c'era un comico dell'epoca che si chiamava Gino Bramieri che mostrava, i più anziani se lo ricordano tutti perché era molto bello questo tipo di immagine, in cui che era successo fino a quel momento? Che tutti gli italiani hanno sempre mangiato tanta pasta, e quindi c'era da scolare la pasta, e si faceva con quelli metallici. A un certo punto però subentrarono quelli di polietilene, perché il polietilene è leggero, lo metto lì, ma qual era il problema del polietilene? Che il punto di fusione è un po' basso, e quindi quando arriva l'acqua troppo bollente, soprattutto se è un po' usurato, tende a non appiegarsi. Allora Gino Bramieri faceva vedere che c'era finalmente questo oggetto di plastica e non si scottava le mani, perché il punto di fusione è 160 gradi, quindi non ci arriva mai. Questa era la piccola storia dello scolapasta. Fibre, adesso non c'è fibra, le moquette, da noi non si usano tanto, per esempio negli Stati Uniti si usano tantissimo, moquette, cordami, film. Questo fatemi fare qui anche un piccolo racconto, un breve, che pure è interessante. Quando ero ragazzo io gli imballaggi erano fatti di biscotti, di cose, di carta, delle plastiche più varie. A un certo punto cominciarono a fare, negli anni 60, dei film di polipropilene. Cominciarono a rendersi conto che il polipropilene, che andava benissimo per le altre applicazioni, poteva fare quelli che si chiamano film biorientati. Biorientati significa che vengono stirati in una direzione o nell'altra. Dei film biorientati. Terni era la sede principale di produzione, credo a livello mondiale all'epoca, e questi film cominciarono a utilizzarli per dei biscotti. Nel giro di pochi mesi, o pochi anni, adesso non saprei ricordare, scomparvero tutti i competitor, gli altri imballaggi in materia plastica o altro, perché i consumatori compravano solo quelli che erano avvolti in polipropilene. E il motivo è quello che si dice, la brillantezza nello scaffale del supermercato riflette la luce, e il consumatore è un po' come le mosche, è attratto da qualcosa che brilla, e non sceglieva più i biscotti per la qualità, ma per quello che brillava di più. E nel giro di brevissimo tempo tutti gli imballaggi sono diventati di polipropilene biorientato. Dico questo per lanciare un messaggio che spesso è la società che influenza la tecnica e non viceversa. Cioè il desiderio del consumatore di avere biscotti e pasta, tutte le condizioni di pasta sono in polipropilene per lo stesso motivo, è venuto decisamente dal consumatore che stava scegliendo anche il tipo di tecnologia. Questo lo faccio vedere, che mi pare anche interessante. Quando devo smettere io mi fermo in qualunque momento, guardo l'ora. Questo mi pare particolarmente interessante, questo era nella conferenza Nobel del 63. Questa figura per me è impressionante, perché nel 63 che cosa era successo? Che a partire da uno stesso monomero, butadiene, i chimici lo sanno cos'è, i non chimici, una molecola semplice con due doppi legami, uno stesso monomero, con questi catalizzatori, il gruppo di natta era stato in grado di fare quattro polimeri differenti, che si chiamano 1,4 trans, 1,4 cis, 1,2 singhi, e avevano trovato in quegli stessi laboratori la struttura cristallina di tutti e quattro. Non credo esistesse laboratorio al mondo con queste capacità, cioè nello stesso laboratorio, con un solo monomero, fa
fare quattro polimeri differenti e caratterizzarli. Il tutto era nato nel 53-54, era già, questa è la conferenza prima, vabbè, erano stati fatti già vari anni prima, vedete, questa è una vista dal laterale, dall'alto, incidentalmente due di questi prodotti, questo e questo, hanno avuto una grande valenza commerciale, anche gli altri due. Non tutte le ciambelle vengono col buco, gli altri due non sono servite a nulla, ovviamente, ma questo dà l'idea della potenza di fuoco che c'era in questi laboratori. E ancora per legarsi alla società, quando sentiamo questi racconti della società italiana degli anni, vivacità della società degli anni italiani, degli anni 60, degli anni 70, questo mi pare che possa essere, e come adesso a volte vediamo l'avanzamento di certe tecnologie nella Silicon Valley, e le guardiamo da lontano, così. A quell'epoca guardavano da lontano. E aggiungo un altro piccolo aneddoto, mi è stato raccontato che Natta spingeva per pubblicare su riviste italiane, Accademia di Lincei, dice così nel frattempo non ci copiano. Capite? Come era diverso il mondo? Si scriveva sulle riviste italiane perché per non essere copiati, ricopiati. Gomme, etilene e propilene pure sono importanti, inventate in questo ambito. Ma questo voglio dire due parole prima di chiudere, poi per lasciare spazio a qualche discussione. Questo è, i poliacetilieni sono l'esempio di un grande insuccesso della scuola di Natta, un grande insuccesso. Perché che cosa era successo? Anzi, l'acquisizione. Cosa era successo? Era successo che, ovviamente, presi dallo slancio, polimerizzavano di tutto, decisero di polimerizzare anche l'acetilene. E questo acetilene, io non c'ero a quell'epoca, non sono così vecchio, sono racconti sentiti, che cosa era successo? Ottennero del poliacetilene, ma che cosa ottenevano? Ottenevano quello che chiamavano delle pietre nere. Io ho sentito questo, di nuovo questo racconto da Corradini e di altri della scuola, che dicevano, io personalmente da Corradini, dice, guerra, ma questa pietra nera dovremmo cercare di far qualcosa, perché la chiamavano pietra nera? Perché non si scioglieva in nulla, non fondeva a nessuna temperatura, ed era come se fosse una pietra, non c'era nulla da fare, non si solubilizzava nemmeno parzialmente, era un prodotto intrattabile. Ma avevano intuito che quel prodotto potesse essere interessante, e ancora erano gli anni, inizia gli anni 80, il professor Corradini mi diceva, no, su questo dovremmo fare qualcosa, non l'ho ascoltato, male, e aveva perfettamente ragione. Che cosa è successo nel frattempo? Quello che è successo nel frattempo è che si è scoperto che con questo monomero, stavolta invece di un doppio legame, c'è cioè un triplo legame, questo acetilene, è possibile fare dei polimeri, sia di tipo cis che di tipo trans. Vedete, questa è la struttura, cis e trans significa banalmente questo tipo di organizzazione. Oh, qui ho scritto una piccola annotazione, i polimeri di solito sono bianchi, non hanno colore, questi sono colorati, color rame, color argento, essenzialmente legato, lo dico un po', a questo fenomeno che i chimici chiamano coniugazione, cioè la presenza di questi doppi legami alternati con dei legami semplici, e questo è già interessante. Ma come venne fuori questa scoperta? Ebbene, questa scoperta ha portato a un altro premio Nobel nel 2000. Nel 2000, il premio Nobel che hanno preso questi tre signori, e la roba mi pare interessante perché c'è dalla biografia di questo Shirakawa, il giapponese dei tre, ci sono queste due frasi interessanti. Dice, il film di poliacetilene è venuto da un errore sperimentale non predicibile, la concentrazione del catalizzatore era 1000 volte più alta di quanto aveva pianificato. Spiega nel libro che aveva un postdoc indiano, lui era giapponese, non riesco a capirmi adesso con un indiano, quindi figuriamoci tra un giapponese e un indiano, e uno parlava di micromoli e quell'altro avevo capito millimoli, quindi avevo usato in questo pallone 1000 volte di più di catalizzatori di quanto il maestro gli aveva detto. Colpo di fortuna perché sul fondo del pallone si forma un film argento, color argento, perché aveva esagerato il catalizzatore,
Anche questa può essere interessante della teoria di Shiragawa, dice: il proposito iniziale di questo studio era quello di determinare il meccanismo di polimerizzazione, cosa su cui ha lavorato parecchia gente, qualche meccanismo di polimerizzazione non studiati tutti, del poliaccediente usando la catalisi Ziegler-Natta. Cioè, che cosa vuol dire, ricollegandomi all'introduzione del professor Barney? Loro volevano far scienza, ma grazie a Dio con gli occhi aperti. Con gli occhi aperti, sì, la scienza, voglio capire il meccanismo, ma il meccanismo è sempre un meccanismo, eh? Ma gli occhi aperti, ho trovato qualcosa di nuovo e gli è venuto il premio Nobel, non roba minore. Cosa era successo? Che in quelle condizioni riusciva, otteneva lo stesso oggetto, quello è esattamente lo stesso oggetto, la stessa pietra di cui parlavano Natta e Corradini, ma con questo trucco si era ottenuto direttamente il film. Quindi non si poteva ottenere dalla pietra il film, ma se facevo un trucco chimico di polimerizzazione potevo ottenere direttamente un film con delle caratteristiche che sono importanti di polimero conduttore. Ne avrete sentito parlare, questi hanno preso questo premio Nobel perché sono stati i primi a ottenere un polimero conduttore. Tutti sappiamo che i polimeri sono degli isolanti, vengono utilizzati tipicamente per questi scopi. Mentre invece in questo caso ho ottenuto dei polimeri conduttori con tante applicazioni in elettronica. Poi mi fermo così per lasciare un po' di spazio. Questo pure mi pare interessante. Questo è un... Io non lavoro in questo settore, ho fatto micro cose, ma tanti colleghi lavorano in questo settore. La quantità di valvole, di protesi fatte con materiali macromolecolari, con polimeri all'interno del corpo umano è impressionante. Si fanno veramente tantissimi, tantissimi tipi di protesi di vario genere, qui protesi da anca, ogni tipo di oggetto. Scusate, qui giusto una piccola lista di applicazioni di polimeri in cardiologia, in ortopedia, le protesi d'anca, cioè, vedete qui Ultra High Molecular Weight Polyethylene, è sempre il polietilene di prima, è proprio quello dei giubbotti antiproiettile, una sottoclasse che qui viene utilizzato anche in ortopedia per le protesi. Odontoiatria, sapete quanta roba mettono in bocca i compositi per la rigenerazione, ce ne sono tanti. Molto, molto importanti sono i polimeri in oftalmologia, in farmacologia per il rilascio di farmaci. Forse può essere anche interessante citare che una volta un paio d'occhiali c'era poco ma macromolecolo, adesso sono 100%, no? Ho scoperto di recente, la gente già lo sapeva, l'ho scoperto di recente, che non vendono più occhiali di vetro, non esistono più, non ce ne sono, non se ne vendono, non si producono. Sono 100% fatti con materiali polimerici e i motivi sono tanti, ma ovviamente il motivo principale e che cadono a terra e si rompono, eh? Quindi l'assenza di fragilità, ognuno di noi è sbadato e quindi quello alla lunga, a parità di prestazione, ha generato la vittoria di mercato rispetto all'altro. Forse per sollecitare anche la discussione potrei aggiungere qualche numero delle produzioni mondiali, perché come messaggio per la società è il solito: qualunque cosa che produca l'uomo in quantità grande alla lunga può portare dei problemi. E spesso i problemi non si conoscono a priori. Mi permetto di citare un esempio che a me pare particolarmente importante e calzante. Quando ero io ragazzo si parlava e si lavorava moltissimo dei fluidi per i circuiti nei frigoriferi. Ed era condiviso dal 100% degli scienziati del settore che il meglio dovevano essere dei fluidi fluorurati. Ed era assolutamente condiviso e anche assolutamente razionale. Prendo un fluido che non reagisce con nulla, non reattivo, perché io non voglio che reagisca con me, con gli animali, con l'ambiente. Quindi vado a prendere un mezzo, un gas, con dei fluidi che circolino e in più non reagiscono con nulla. A decine di anni di distanza questa scelta, che era la più razionale in assoluto, assolutamente condivisa da tutta la comunità scientifica. E cosa è successo? È successo che proprio perché non reagiva con nulla, sale, sale nell'atmosfera e fino ad andare nelle zone più alte, dove a quel punto reagisce con la radiazione ultravioletta. Capite? Non ci si salva mai.
Quindi la ricerca, l'attenzione, la tecnologia, non c'è tecnologia, a mio parere, sicura se non è continuamente seguita dall'osservazione, dalla conoscenza e dalla tecnologia. Così è lo stesso per i polimeri. Vedete, i numeri sono ormai grandi. Questo è interessante, vedete, i numeri produzione di polimeri nell'Europa, questi sono numeri grandi, questi sono 60 milioni di tonnellate, una tonnellata sono 1000 chili. 60 milioni di tonnellate, l'Europa produce, però ormai è stabile, questo stesso problema lo trovate qualunque cosa stiamo parlando, stessimo parlando d'acciaio, qualunque cosa stessimo parlando. Quello che succede invece è che, vedete, la crescita nel mondo continua a essere sostenuta. E ancora più impressionante questo dato, non si vede particolarmente bene, ma questo mi pare particolarmente interessante per una discussione sulla società. In passato i polimeri si producevano in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone, il resto non li producevano. Guardate la situazione attuale, 18,5, non gli Stati Uniti, tutto il Nord America, 18,5 l'Europa, 4,3 il Giappone, Cina, 27,8%, resto dell'Asia paragonabile all'Europa, capite? Il resto dell'Asia togliendo Cina e Giappone. Quindi il mondo è veramente cambiato in maniera violenta. E ancora ci sono numeri bassi nel Medio Oriente e in Africa. Questa pure può essere interessante per una discussione sulla società. Vedete, questa è la domanda di materiale plastico da parte delle varie nazioni. Vedete, Germania e Italia. L'Italia è subito dopo la Germania. Il discorso è il solito. Che cos'è la domanda? La domanda non è quanti bicchieri di plastica consumiamo, ma quanto l'industria che compra polimero, e dato che l'industria manufatturiera italiana, grazie a Dio, è la seconda d'Europa, anche in questo settore, vedete, il numero è più elevato. Questo non è il consumo in Italia, è il consumo del polimero in manufatti che poi in parte vengono esportati, e questo indica che il consumo di materie plastiche all'industria è una sorta di misura indiretta della generale rilevanza delle industrie manufatturiere. Mi hanno detto di parlare di un'ora, non voglio parlare di più, posso andare rapidamente, avrei parlato di riciclo, che è un tema su cui posso dire qualcosa, avrei aggiunto anche qualche parola sui polimeri biodegradabili, che sono forse questo, dai, fatemelo mostrare un attimo, questo è carino, a me pare molto interessante. Qui vedete le varie nazioni di Europa e vedete la fine che fanno le materie plastiche nelle varie nazioni d'Europa. Vedete, quello che va in landfill, in discarica, ci sono dei paesi in cui va quasi tutto in discarica, l'Italia è a metà classifica, non è nella metà zona, i paesi del nord Europa praticamente quasi nulla va in discarica, e poi, e qui non si vedono bene, ci sono due colori differenti che differenziano il riciclo vero e proprio, quello che dalla bottiglia di plastica mi porta di nuovo all'imbottitura di un giubbino o a altri tipi di applicazioni, e la parte che va invece come combustibile, che è anche una fine degna, perché non dimentichiamo che viene dal petrolio, che comunque bruceremmo, se facciamo il polimero e dopo che l'abbiamo utilizzato lo bruciamo, gli facciamo fare la stessa fine, con lo stesso esito termodinamico di quello che avrebbe avuto se l'avessi bruciato direttamente. Quindi questa via è certamente una via praticabile. Scusate, avrei detto qualcosa di materiale biologico. Ecco, conclusioni banali. L'intreccio tra polimeri e società è inestricabile. La quantità di oggetti, abbiamo detto, sono invasivi, tanto invasivi che entrano nel nostro corpo in quantità. Ciascuno di noi, non fosse altro che vada al dentista, ce l'ha dentro, almeno dentro la bocca. E questa è una conclusione ovvia, scusatemi se dico l'ovvio, l'aumento delle conoscenze sulle molecole e sulle macromolecole consentirà di massimizzare i vantaggi per l'uomo minimizzando l'impatto sull'ambiente. È un continuo studio che bisognerà fare, a cui bisognerà porre molta attenzione. Grazie dell'attenzione.